Ciao a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati con il secondo episodio del Challenge Accepted. Quest'oggi in live la classe che andremo a utilizzare sarà questa. Infatti la sfida è Vittoria TCT con classe random. Noi ci proveremo. One shot. Ok, mettiamo il selettore. Appunto, l'arma devo dire che non è neanche troppo scarsa, perché l'M8 è un'arma che mi è sempre piaciuta molto. E anche col silenziatore non c'è male. Il problema è che... cazzerola, ok, che non ho neanche le specialità, quindi mi sa di difficile. Poi, come se non bastasse, siamo entrati in una lobby già iniziata. Come avete visto, la registrazione l'ho iniziata dopo e quindi non la vedo facilissima. Infatti siamo già sotto di 4, il tipo è già a 7, noi siamo ancora a 3. Vediamo un po' comunque se riusciamo a vincere. Lì ce n'è uno. Cercherò, vabbò, oltre a vincere, cioè cercherò non di vincere con 30-29, ma... oddio, ma quello mi ammazza. Cercherò di vincere anche con un risultato abbastanza decente. Se la gente non mi entra in camera mi fa un favore. Che culo, dropshot. Comunque il dropshot, raga, è una delle cose più utili che esista su sto gioco. Se non si sa far quello non si va molto lontano. Serve davvero in tantissime circostanze. Sta morte non l'ho capita. Col one shot assurdo. Dai, guardiamoci un po' intorno. Abbiamo anche il nostro bel UAV che ci può aiutare. Lui al pompa. Guardalo. Quello lì è il primo, raga. Ci terrei a sottolinearlo. Ok, tripla. Ora, questo qua dovrebbe arrivarmi da qua. Ok, non l'ho sentito, però l'avevo visto dal radar. Andiamo a riprendercelo. Comunque, raga, come potete vedere ho anche una granata sensore, che non tirerò mai. Voi vi chiederete perché. Forse molti di voi l'avranno già capito, perché l'ho detto in miliardi di video, che io non c'ho l'L1. Quindi mi sa di difficile tirare gli equipaggiamenti. Cioè, ci riesco, però mi devo concentrare, devo infilare il dito a fondo. Anche se la cosa sembra abbastanza volgare, devo fare così. E quindi, mamma mia, ma io quanto adoro il dropshot. Soprattutto contro quelli con i fucili a pompa, che, mamma mia. Non ha visto, io non ho visto lui, boh. In altri modi, quelli col fucile a pompa non puoi evitarli. Cioè, solo il dropshot, perché loro partono e ti sparano. Poi state a riuscire ad accovacciarti. Abbiamo anche il nostro bel Dragonfire. E moriamo miserabilmente. Ora, io mi nasconderei un po' a tirarlo questo Dragonfire, perché siamo su una mappa anche aperta dove il Dragonfire può... ok, non potevo utilizzarlo in quella posizione. Non ci vedevo niente di male in quella posizione per tirarlo. Comunque abbiamo 15-2 con una classe schifo a random, che appunto è stata generata dal sito class, Random Class Generator. Magari ditemi se volete vedere, se volete anche voi provare a generarvi qualche classe random. Perché no, ma che palle quando mi uccidono quando tiro le ricompense. È una cosa che non sopporto. Io il Dragonfire non lo so usare, mi fa schifo altamente. Mamma mia, una kill. Facevo prima a giocare e ci perdevo molto di meno. Che cosa fastidiosa davvero, guardate. Non lo sopporto. Però me l'hanno messo nella classe, quindi proviamoci lo stesso. Cioè, usiamolo tanto per fare i fighi. Dai. Comunque la lobby è anche buona, mi sembra. Quella scossa. Mamma mia. Davvero, a volte ti capitano delle situazioni in questo gioco davvero di incazzatura. Soprattutto quando sei così, la scossa la vedi, non vuoi rischiare di essere scossato. Ti fermi un secondo e in quel secondo vieni freddato. Comunque adesso cerchiamo di non morire 14 volte di fila, che mi girerebbero alquanto i maroni. Ok, giriamoci. So che ce n'è uno da quelle parti. Riproviamo, ok, il tipo è lì. Da dietro non mi dovrebbe arrivare nessuno, quindi potrei tranquillamente arrivargli da dietro. Andato di qua. E c'è Dalmastia che si mette lì dietro. Davvero, raga, io non li sopporto i camper, scazzo. Imparate un po' a muovere lo spawn di TCT. Mamma mia. L'incazzatura di ste partite è la seconda di fila, io ve lo giuro, che è la seconda volta che registro questo episodio. E prima l'ho fermato perché sono arrivato a 18 e poi sono morto 6 volte di fila. Adesso sono a 18, cerchiamo di non morire 6 volte di fila anche adesso, se no mando tutti a fanculo. Ti ho dropshotato in una maniera assurda. Devi star zitto. Cioè, mamma mia, oh. Che palle. Quando inizia a morire una volta dietro l'altra è fastidioso. Poi senza audio non si capisce davvero una sega. Guardali. Loro vogliono tarnarmi. Non ho capito che non ce la fanno. Ora tutti mi di fa il presuntuoso. E mamma mia. Quanto fa schifo giocare senza accessori e specialità. Cerchiamo di finire con meno di 10 morti, dai. Così abbiamo il rato di 3 con questa classe schifo. Perché la vittoria TCT ormai credo che sia abbastanza vicina.
Mamma, mamma, stavo per tirar fuori una di quelle parole che non finiva più, ma tratteniamoci un attimo che siamo in live, quindi è meglio evitare. Poi, senza audio, non so mai da dove mi sparano, anche per quello che continuo a morire da dietro. Ora, cerchiamo di tenere questa zona almeno fino alla fine della partita. E sì, vabbè, devo lanciare la granata stordente. Ok, muori. Comunque, ragazzi, spero che vi piaccia l'idea che questi episodi siano appunto fatti in live. No, 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 ok. Ricordatevi sempre di lasciarmi la vostra sfida sotto, perché così potrebbe essere la prescelta per il prossimo episodio. Questa sfida mi è piaciuta particolarmente e spero che comunque anche a voi il video stia piacendo, anche se cioè, lo sto trattando come se sia finito, ma non è finito. Ok, comunque sto usando quasi più la cap dell'M8. Ok, ora la partita è quasi terminata, mancano 3 uccisioni e abbiamo 27-8. Un risultato che davvero non mi sarei mai aspettato con questa classe. Ok, mi rammarica dire. Non ci credo. No, ho finito i colpi alla fine. Non ci posso credere. Dai, altre 2 uccisioni, altre 2 uccisioni. Dove sono? Dove siete, nemici? Oddio. Esci, ho tolto anche il selettore. Ciao, ciao, baby. Manca l'ultima. Bitch! Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. La challenge è stata fatta. Vittoria TCT con la classe generata a random. Davvero una cosa obbrobriosa. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciarmi un mi piace, un commento. E se ancora non lo siete, iscrivetevi al mio canale. Ricordatevi anche tante sfide qua sotto che sceglierò la migliore per il prossimo episodio. Ci troviamo con il prossimo episodio del Challenge Accepted venerdì prossimo e martedì con un bel commentary. Quindi, ragazzi, per oggi da Mirino è tutto e bella.